posti. Vediamo Romagna qui posizionato che sta indicando ai ragazzini la traiettoria per fare in modo veloce con pochi rischi una parabolica. È ovviamente una traiettoria diamante, cioè girare nel punto centrale la parabolica e poi uscire in massima spinta. Le immagini non danno l'esatta pendenza della parabolica, comunque guardate che è molto vicino ai 90 gradi. Mi sta arrivando, non devono andare forte sui salti, ma semplicemente devono cercare. Sta variando la permettere ai ragazzi proprio la traiettoria diamante, cioè entrare stretto, girare e uscire velocemente, traiettoria puramente da cross, cioè non una traiettoria d'appoggio ma una traiettoria diamante. In questo modo possono anche inventarsi delle traiettorie per effettuare dei sorpassi che sono quanto mai difficili in un campionato serio, in un campionato titolato, se non altro per la qualità degli avversari. Adesso riuscire a vedere, con Franco che rischia all'interno, spiegando a Franco ovviamente per permettere ai pilati di eseguire ciò al meglio è stato invertito il senso di percorrenza del circuito in modo che i piloti non possano fare i salti, ovviamente in senso inverso i salti non sono possibili perché non raccordati, e quindi i piloti possono concentrarsi esattamente sulla, solo ed esclusivamente sul diamante e sulla, sull'importanza di differenziare le traiettorie. È comunque molto difficile perché vuol dire entrare a cannone e poi girare usando la potenza. Non è facile per i ragazzi, bisogna fidarsi molto nel punto alto della parabolica in traversare il mezzo. È una sensazione strana, diversa. Vedete, quando non gli istruttori romani, l'istruttore romana non c'è, i ragazzi tendono a fare una traiettoria rotonda su tutte le paraboliche, ma è normale, è una questione di anche di sicurezza, perché solitamente un pilota esegue sempre quel tipo di traiettoria, quando nella realtà c'è la possibilità, usando la traiettoria diamante, di inventarsi sorpassi e inventarsi nuove traiettorie che possono anche essere la differenza tra arrivare secondi e arrivare primi. Romani sta fermando, signori, davvero è ormai quasi notte, ma con l'illuminazione nessun problema sul tracciato di recente. Davvero, alla prossima.